Buongiorno. Oggi quarto giorno in Sardegna, ci siamo svegliati qui con questa bellissima vista di Cagliari e ora siamo diretti a Sunuragi a Barumini, che è la nostra prima meta di questa giornata che sarà molto molto lunga. Siamo pronti? Abbiamo appena fatto i biglietti per il Sunuragi, costo di 14 euro a biglietto e dovremo iniziare tra circa 5 minuti la nostra escursione a questo che è uno dei siti nuragici più grandi della Sardegna. Faremo la visita soltanto dall'esterno perché ci sono dei lavori in corso all'interno delle quattro torri, quindi si potrà visitare solo dall'alto. Abbiamo iniziato il nostro tour dei Sunuragi. Abbiamo appena finito la nostra visita guidata ai Sunuragi qui a Barumini. Frida si sta dissetando dopo che praticamente ha aperto l'acqua che era frizzante, gli è spruzzata tutta addosso. Ora siamo diretti a Bosa per la nostra seconda tappa giornaliera. Ci aspetta circa 1 ora e 45-2 ore di strada da qui. Ci vediamo a Bosa. Appena arrivati a Bosa abbiamo parcheggiato la macchina in questa piazzetta qui e ora ci stiamo dirigendo a mangiare qualcosa perché si spera. Abbiamo una certa fame, problemi di apertura con la bottiglia. Comunque siamo appena arrivati in questo posto e abbiamo ordinato dei panini. Direi che possiamo iniziare. Pranzo finito, batterie soprattutto ricaricate. Perdendo in questi vicoli coloratissimi di Bosa, stiamo salendo verso il castello, ma non penso ci arriveremo, almeno questo non è il nostro obiettivo. Alla fine abbiamo deciso di salire al castello, se riusciamo ad arrivarci, con un po' di salitina, che prima abbiamo sentito che c'è una bellissima vista. Allora, il castello dovrebbe essere quello lì, un po' in alto. Lunga è la salita. E alla fine ce l'abbiamo fatta, però vi facciamo vedere un po' il panorama. Il nostro luogo di pace qui su una panchina, non c'è nessuno praticamente in giro. Tra un po' ci toccherà scendere. C'è qualcuno. È iniziata la discesa verso il milione di scalini. Eccoci. Siamo praticamente dove siamo arrivati, dove abbiamo lasciato qui a Bosa. Ora prossima destinazione Alghero. Ci aspetta circa 40-50 minuti di macchina, faremo tutta la via costiera. E guiderai tu? Eccoci nella nostra cameretta qui ad Alghero, noi siamo pronti per andare a cena. Esattamente. In un agriturismo circa 10-12 km dall'albergo. Per questa quarta giornata qui in Sardegna è tutto. Noi ci vediamo nella giornata di domani per nuove avventure, sempre qui nell'isola. A domani. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Oggi siamo qui ad Alghero. Adesso siamo appena usciti dall'albergo e andiamo a fare un giro in questo centro. Andiamo a vedere cosa c'è di bello. Andiamo un po' a vedere, però prima andiamo a recuperare una cosa essenziale, il cappellino di Frida, dalla macchina che abbiamo lasciato un po' più lontano dal nostro hotel, e quindi inizia così la giornata.
Allora, cappello preso, ora possiamo davvero iniziare il nostro tour di Alghero. Andiamo. Allora, stiamo incamminando per le vie di Alghero. Alghero è una città molto famosa per l'artigianato locale del corallo. Infatti qui c'è una rappresentazione di questo corallo. Appena arrivati in Piazza Duomo, questa qui è la cattedrale di Alghero. Il lungomare è davvero bello, poi oggi c'è una giornata davvero splendida, infatti le nuvole sono tutte sparite rispetto ai giorni scorsi. Pausa pranzo, dove abbiamo preso una bowl, due smoothie e Frida ha preso una piadina. Troppo salutare tutti insieme. In un posto, diciamo, troppo salutare per quello che stiamo mangiando in questi giorni. Pausa caffè. Ora stiamo andando prima di tutto a recuperare la macchina, dopodiché dobbiamo andare a recuperare le valigie dall'hotel. Subito dopo, partenza verso le grotte di Nettuno. Ci siamo fermati qui perché abbiamo visto che c'è un punto panoramico, infatti la vista è assolutamente spettacolare, guardate un po'. Siamo arrivati, si fa per dire, alle grotte di Nettuno. Si fa per dire perché abbiamo fatto solo 4 gradini. Esattamente, ora vi diamo un attimo un'idea di quelli che sono i 650 gradini che dobbiamo fare. Ma questa è solo una piccola parte. Buona fortuna a noi. C'è da risalire. Prima o poi. Prima o poi sì. Che stai a fare? Comunque abbiamo fatto già tutta quella strada. Guardate che spettacolo questa parete rocciosa. Questa è tutta un'altra parte di scalinata, anche se abbastanza pianeggiante, che dobbiamo affrontare arrivati alle grotte, almeno la parte esterna. Gradini distrutti, ovviamente ci siamo ricomposti perché eravamo abbastanza indecenti dopo la salita, io soprattutto. E ora dopo però non ci abbiamo messo tanto. No, ci abbiamo messo esattamente 15 minuti, quindi se siete interessati a percorrere questo percorso di 650 scalini, all'incirca 15 minuti la risalita, ovviamente a scendere farete lo stesso, una quindicina di minuti, perché farete delle foto e quindi perderete lo stesso tempo. Ora dove andiamo? Ora ci spostiamo a Stintino, dove rimarremo per altri 3 giorni. Quindi ora ci rimettiamo in macchina, un'oretta di strada e arriveremo a Stintino. Benvenuti a Stintino, questa è la nostra camera che ci ospiterà per le prossime 4 notti qui. Ci vediamo nella giornata di domani per nuove avventure qui nell'isola. Ciao!